amici della Nouvelle Vague, buonasera, siamo qui in compagnia di una parte del cast dello spettacolo Pim Bloom, spettacolo di danza della compagnia Free Fall, caduta libera. Cosa vuol dire? Chi l'ha inventato? Chi è che cade liberamente? Diciamo che il nome l'ha inventato chiaramente la coreografa, che è Sara Marinelli, della compagnia, direi che è la cosa fondamentale. Certo. E nasce dal... da un po' da quello che è lo spirito e il motto, diciamo, anche della compagnia, che è appunto di una caduta libera nel senso di lasciarsi andare completamente alla ricerca del movimento, lasciandosi appunto ispirare e dalle proprie sensazioni, dalle proprie esperienze, ma anche insieme appunto a tutti i componenti della compagnia, guidati anche sia dalla coreografa che anche attraverso il lavoro personale e di contatto insieme. Tu, che abbiamo visto uno spettacolo dal titolo In Bloom, in cui quattro ballerine, danzatrici, in persona diciamo quattro fiori diversi, giusto? Sì. Tanto sì. Hanno un nome preciso questi fiori o sono solo quattro entità astratte floreali? Sono maggiormente delle entità astratte che nascono da una ricerca sulla persona stessa, che diciamo avviene su dei livelli diversi, quindi sull'esperienza che questa persona ha dalla nascita fino al seguire, quindi tutto un percorso di vita che ci ha portato ad impersonificarci in questi fiori, diciamo, e perciò abbiamo sperimentato e abbiamo contaminato il movimento attraverso appunto questa ricerca, quindi lavorando sia sul presente, sul passato, sul sogno, sul ricordo. Inizialmente erano dei fiori ben precisi, inizialmente poi ecco, hanno perso definizione, piano piano siamo diventate, esatto, è diventato qualcos'altro. E... ma il fatto che durante lo spettacolo a un certo punto ti isolano vuol dire che dai fastidio, vuol dire anche che sono le prove. Sì. Cioè, visto che è il presente, sì. No, ognuno diciamo comunque rappresenta, sì, rappresenta un po' se stesso e quindi anche le dinamiche poi che si creano, anche se devo dire comunque questo, il fatto che mi isoli non significa che poi il rapporto tra di noi sia, diciamo, realmente ogni fiore ha il suo carattere, sì. E quindi questo carattere è stato messo in luce e è stato chiaramente portato poi all'immediato momento. Ah, ricordiamo che vi siete esibiti a Villa Mercede, pertanto all'aperto, il clima e la situazione meteorologica oggi non era particolarmente favorevole, un diluvio, diciamo, un piccolo diluvio. Sì. Ballare su un palco dove è piovuto fino a poche ore prima, cosa vuol dire? Dire ritrovarsi a un'ora prima dello spettacolo a dover passare ad asciugare lo straccio, che ci ha aumentato anche la... che chiaramente ha aumentato la carica, l'energia e... abbiamo cominciato diciamo già da prima, sì. Già nella fase della pulizia eravamo, sì. Un po'... e sicuramente ti tiene attento e vigile fino all'ultimo minuto, perché c'è sempre l'incognita. Si fa, cade o non cade, caduta libera. E che cosa avete ricevuto dal pubblico come sensazione? Per il fatto che c'era qualcuno, nel senso, sì, ha accettato la vostra sfida. Questo è stato molto, sicuramente ci ha dato molta forza. Sì, anche questo contatto comunque, per quanto siamo su una pedana rialzata, su un palco rialzato, però comunque siamo un contatto abbastanza diretto, con la vicinanza veramente abbastanza ristretta, quindi questo comunque dà un... Ma è uno spettacolo che avete creato per il Fringe o già ce l'avete pronto e già portato in altri festival? No, diciamo che non è stato creato apposta per il Fringe, è un lavoro del quale lo stiamo appunto sperimentando e sta crescendo più o meno da circa un anno, se un anno. E è
mutato nel tempo, quindi diciamo che questa versione è stata portata per la prima volta qui al Fringe, non è mai stata presentata da nessun'altra parte. Oh, dovendo fare, immaginando il vostro rito scaramantico 5 minuti prima di iniziare, togliendo la giornata di oggi perché 5 minuti prima stavate con lo straccio in mano, avete un rito scaramantico vostro personale, di compagnia? No. A parte il classico? No. Drammatizziamo molto, sicuramente. Io sono sempre l'ultima, e quindi ecco perché vengo isolata. Si torna all'isolamento. Si torna all'isolamento, quindi il rito scaramantico e Leonora no. Allora, l'ultima domanda vi lascio andare. Una domanda che facciamo tutti. È il momento Miss Italia. Avete 30 secondi, 40 secondi per fare un appello affinché il pubblico e la giuria vi votino. Qual è il punto di forza dello spettacolo e perché il pubblico vi dovrebbe votare? Prego. Allora, ci dovrebbe votare perché... ora non mi viene niente. No, ci dovrebbe votare perché siamo una giovane compagnia che lavora indipendentemente da finanziamenti, istituzioni, come penso tante realtà, assolutamente, non dico che siamo le uniche, assolutamente, però e quindi ci vorrebbe un po' di carica in più, una marcia in più, un aiuto in più, una spinta in più per questi gruppi, per questi giovani, quindi ecco. Questo è quello che... cadere nel vuoto, sì, diciamo. Nel dimenticatoio, per non farci cadere in caduta libera, appunto. Va bene, su questo tanto è andata via anche la luce. Molto bene, quindi ti ringraziamo e merda per le prossime repliche. Merda,